complimenti per il passo scelto, pensavo no. Allora, intanto ringrazio i padroni di casa per questa opportunità che ci hanno dato, Fables e tutti voi per essere qui. Che ci facciamo? Passiamo un pomeriggio diverso, inconsueto, un sabato fra amici, come diceva poco fa Riccardo. Stiamo provando questo esperimento culturale. Qual è? In una società in cui molti scrivono e pochi leggono, o meglio, magari preferiamo leggere in maniera celere, veloce, e penso che in questo romanzo quello che ho voluto offrire, dare al lettore, non è tanto, diciamo, il contenuto, la trama, quello sì, sicuramente la parte più importante, ma la possibilità di viaggiare. E qui sta il grande potere evocativo delle parole, no? Leggere e capire dove ti porta la penna e quindi il lettore. Essere trasportato, vascellato, direbbe il mio amico Santi, vascellato in un mondo esterno. Andrea chi è? Qualcuno mi ha fatto una domanda molto diretta e più che altro proveniente dalla curiosità, perché è giusto che venisse fuori. Dice, ma Andrea sei tu? Il romanzo è autobiografico? In realtà la sfumatura autobiografica che ho voluto dare al romanzo mi è servita intanto per dare un'impalcatura alla narrazione e quindi creare la trama, e poi Andrea rappresenta il giovane che ognuno di noi è stato, il giovane che ha vissuto a Limenusa, Cerda, Montemaggiore, qualsiasi paese, diciamo, della nostra amata Sicilia. È Andrea che passa da una fase evolutiva ad un'altra, che si affaccia al mondo degli adulti, e lo fa in una maniera diversa, in una maniera così quasi imprevista. Si lascia un po' trasportare. Il fil rouge di tutta la narrazione, come avete capito, che io ho scritto il romanzo, ma Santi lo conosce meglio di me. Il fil rouge di tutta la narrazione è la fotografia. Qua c'è la mia parte autobiografica del romanzo, perché insomma sono stato sempre un appassionato di fotografia. Il progetto di questo romanzo è nato tanti anni fa, poi insomma non è successo il blocco dello scrittore, perché non mi sento di essere scrittore, però insomma mi sono fermato, poi l'ho ripreso e alla fine l'ho ultimato. Ritornando a quello che dicevo poco fa, noi stiamo cercando di fare questo esperimento culturale attraverso la nostra associazione Fables. Stiamo cercando di ritornare a ripercorrere una forma di educazione che è stata archiviata, cristallizzata, che è quella della lettura. Il nostro scopo fondamentale è quello di valorizzare chi ha qualcosa da dare, e oggi, diciamo, questa location, questo spazio si sta rivelando interessante, anche se siamo pochini, non ha importanza. Il fatto deve essere quello comunque di esserci, di essere testimoni di un progetto culturale rivoluzionario che sovrintende il territorio. È molto ambizioso, un po' folle, però nelle mie esperienze passate, e quello dico al sindaco, nelle mie esperienze passate che è successo? Che magari si faceva l'associazione culturale all'interno del paesino, grande enfasi all'inizio, e poi le persone piano piano, non lo so, magari un po' per gli impegni, un po' demotivati, un po' per motivi X, si scemavano da queste associazioni.
Allora con Luciano e i nostri amici abbiamo cercato di creare qualcosa di sovraterritoriale, cioè finalmente dopo tantissimi anni incominciamo a pensare con la logica della collaborazione territoriale, perché comunque è l'unica forma per farci forza tra di noi, anche in questi progetti culturali. Quindi avere persone all'interno della nostra associazione di Montemaggiore, di Aliminosa, di Certo, fa rete, l'unione fa la forza, e penso che in ogni territorio, in ogni paese, Montemaggiore ha un esto creativo artistico eccellente, la vocazione del teatro, la poesia, c'è tanto. Assieme ad Aliminosa, assieme a Certa, può fare tanto, e quindi penso che possa essere un grande volano culturale. Noi ci siamo dati, diciamo, dei tempi, dei progetti, delle scadenze, e a voi amministrazioni, a voi enti chiediamo soltanto la possibilità di darci una mano anche in questa forma, così. Questo è il progetto Fables, questa è la prima presentazione di quello che è Book & Chocolate, una forma nuova di stare assieme. Adesso quando finiamo ci prendiamo tutti i caffè. Bene, vi ringrazio per essere venuti, sono contentissimo di avervi ritrovato qua in questa sede e speriamo di poter continuare ancora con i prossimi incontri. Arrivederci. Spero che abbiamo almeno, non dico assai, ma un pochettino stimolato la vostra curiosità, e ci rivediamo presto con un altro incontro culturale dove possiamo scambiarci le nostre emozioni. Grazie a voi per essere intervenuti.